Quella che vedete alle mie spalle è la Basilica di San Giovanni in Laterano, una famosa basilica di Roma, nota a chi non è romano perché è sede vicina del concerto del 1° maggio, che invece è questo. Ci stanno dei soundcheck molto chiassosi al 1° maggio perché coinvolgono tutta la piazza, che poi è quella stessa piazza che il giorno dopo verrà a sentirvi. A voi questa cosa dà fastidio, il fatto che in qualche modo anticipate quello che farete a delle persone che stanno lì casualmente e magari non sono neanche dei fans? È bello, dai. No, a me mi dà fastidio. Me l'avevo, certo. L'avevo percepito. A me il fastidio mi dà. No. Infatti noi abbiamo fatto qualcosa che non faremo domani, infatti non abbiamo provato, adesso ne andiamo a provare di nascosto in una sala prove, il vero repertorio che faremo domani sera, mica siamo sceme. Una domanda, immagino ci siano degli artisti che... come tutti noi, non ti piacciono degli artisti che di cui non hai stima, anche magari che possono anche addirittura starti antipatici. Se il tuo manager, chi si occupa dei tuoi live, ti proponesse di fare un concerto a metà concerto te e metà questo artista che non ti piace, tu forse declineresti l'offerta? No, forse a metà tagliato con l'accetta. Cioè, come se fossi tu in apertura e lui in chiusura. Beh, diciamo, non farei proprio il duetto, quello okay, che poi okay. Fai le interviste, ti abbracci. No, quello, no, certo, eh. Quello anche perché... No, perché lo fanno, eh. C'è anche c'è gente che si detesta e fa i duetti. E fa i duetti. Bene. Duetti sì. E mezzo, cioè. Questa ti è venuta bene. Questa molto carina. Questa è carina. Qua è anche stato un modo per sgranchirci un po' le ugole e gli strumenti musicali che erano un po' a prendere polvere, insomma, negli sgabuzzini. Quindi la formazione è allargata per questo show e già, quindi, già solo quello è un po' uno spoiler per quello che sarà il nuovo disco, che è pieno di musica. Il palco, così come lo vedete in televisione, sarà visionabile da quel lato lì della piazza, dove ci sono i giovani, gli scapestrati, spesso, ahimè, anche qualche tossicodipendente, ma si tratta di piccoli errori di percorso che chi di noi non ha commesso. Allora, 1° maggio 2022, cosa vi aspettate da questa esibizione? Ma sicuramente calore, casino, gente che fa il panico, perché ci siamo fatti questi ultimi 2 primi maggio con meno gente e abbiamo voglia proprio di vedere la gente che salta. Quello che sentite è un soundcheck. Soundcheck significa prova del suono. Spesso dicono A, che è la vocale forse più usata nella nostra splendida lingua, l'italiano. A volte dicono Sa, a volte dicono Sì, a volte Dai, che è un'incitazione alla folla che ancora non c'è. Oggi non lavoro, oggi va bene per me. Per me così va bene. Abbiamo appena fatto il soundcheck e sono un attimo impazzita. Ho visto il palco da sotto e volevo scappare. Il contrario di guerra non è solo pace. Magari il contrario di guerra è proprio amore, è proprio quello che ci manca. Primo album, 1° maggio, quindi una serie di prime volte molto belle. Ho un messaggio universale che voglio lanciare con questo concerto. Essere ogni giorno la versione migliore di noi stessi, perché viviamo una volta sola e dobbiamo vivere al massimo. La vita che cazzo è senza di te, senza di te.
Ascolta, Tommaso, tu sei nato a Roma, città di grandi nomi, tra i quali, vabbè, Alberto Sordi, Giulio Cesare, e si può proseguire in avanti. Cosa cambieresti a questa città per farla diventare effettivamente una capitale europea? Nulla. Vabbè, qualcosina, dai. I guatti? No. I delinquentelli? No. La mafietta romana? Fanno folklore comunque. Mm. Ristoratori, battutine? Tipo? Ristoratore, come ti sei vestito? Tipo, qua non puoi entrare. Non puoi mangiare la panna, queste cose loro, pazzi. Ok, sì. No, però fa sempre un po' folklore, secondo me, della città. Forse il traffico. Il traffico. Cioè, tipo lui vorrebbe...